parte civile. Avvocato Zanoni. Grazie, giudice. Dottor Loforte, la premessa è che sono stati prodotti molti documenti, naturalmente, che il giudice conosce e a cui, di cui dobbiamo tenere conto. Quindi le farò delle domande, se vuole, alcune più specifiche, alcune più di carattere generale, ma che ritengo si possono almeno per il momento accontentare di una risposta più, diciamo, generica, magari con riferimento a documenti che certamente lei conosce. Intanto vorrei chiederle se può molto sinteticamente descrivere la sua carriera in magistratura. Sono entrato in magistratura nel 1974, dopo 2 anni passati a Marsala come giudice del tribunale. Nel dicembre del 76 sono stato trasferito alla Procura di Palermo come sostituto e fin da allora mi sono occupato essenzialmente di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari e tributari. Grazie a questa specializzazione, nel 1982, appena entrata in vigore la legge Rognoni-La Torre, sono stato inserito nel pool designato per lo studio e la preparazione delle richieste di misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legge La Torre. Scusi, questo non si è sentito dal... Dall'entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre, Sì. quindi 1982. Di là, nel 1989, sono passato nel cosiddetto pool antimafia della Procura di Palermo, cosiddetto perché non ancora istituzionalizzato, perché l'istituzionalizzazione sarebbe avvenuta successivamente con la istituzione delle direzioni distrettuali antimafia. E anche lì mi sono occupato di inchieste contro la mafia, sia sul versante militare, sia sul versante economico, politico e finanziario. Per esempio, sono stato il redattore della richiesta di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei noti cugini Antonino e Ignazio Salvo, ritenuti collegati con il mondo politico, con Salvo Lima e col mondo politico andreottiano. Dal 1993 al 2003, per un decennio, sono stato procuratore aggiunto presso la Procura di Palermo con la delega da parte del capo a trattare tutti gli affari di mafia riguardanti il distretto di Palermo. Qual è l'organizzazione del lavoro? È stata sempre l'organizzazione. La DDA di Palermo comprende mezza Sicilia, perché comprende il distretto di Palermo, il distretto di Trapani, in cui è compresa Marsala, e il distretto di Agrigento. Quindi si è sempre fatta una distinzione tra Palermo, Trapani e Agrigento. Io fui designato per Palermo e in quella veste, come procuratore aggiunto, ho coordinato, partecipando personalmente alle indagini, sia a tutti i processi contro la mafia degli omicidi. Per esempio, ricordo il processo sui 20 anni di omicidi di Cosa Nostra, da Stefano Bontate all'imprenditore 1981 all'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi 1991, sia ai cosiddetti processi contro i colletti bianchi, quelli a cui ho personalmente coordinato e personalmente partecipato, in particolare i processi nei confronti del senatore Giulio Andreotti, dell'onorevole Marcello Dell'Utri e del presidente della Cassazione Corrado Carnevale. Senta, entriamo nel merito invece della vicenda principale che viene trattata in questi articoli, che è il cosiddetto dossier Mafia Appalti, le indagini che ne seguirono. Anche qui, molto sinteticamente, andando proprio per punti principali, si può riferire quando iniziarono le indagini relative a questo tema? Al seguito di alcuni procedimenti riguardanti alcuni appalti di piccoli comuni della provincia di Palermo, il ROS dei Carabinieri chiese tutta una serie di intercettazioni,
che poi confluirono nel procedimento, del 1990, che era coordinato, gestito dal dottor Falcone e per il quale fummo designati come sostituti procuratori il collega Giuseppe Pignatone e il sottoscritto. Sulla base di queste intercettazioni, il 20 febbraio del 1991 venne presentata in procura, consegnata personalmente al dottor Giovanni Falcone, una informativa la cui intestazione non era la classica intestazione, a mio ricordo, tizio più tanti, non c'erano dei denunciati, ma veniva descritta come annotazione concernente un'associazione per delinquere di tipo mafioso volta a gestire gli appalti pubblici, concessioni e così via. Questa informativa viene consegnata personalmente al dottor Falcone. Il dottor Falcone, di lì a pochissimi giorni, doveva trasferirsi al Ministero di Grazia e Giustizia per assumere l'incarico di direttore generale degli affari penali. Quindi, non avendo il tempo di leggerla, prende questa informativa e la consegna nella stessa data, 20 febbraio 1991, al procuratore capo, dottor Pietro Giammanco. Il dottor Giammanco ripone questa informativa in cassaforte. I sostituti che devono occuparsene erano quelli che già avevano seguito nel periodo delle intercettazioni le indagini con il dottor Falcone, cioè il sottoscritto e il collega Giuseppe Pignatone. In quel momento, fine febbraio, non abbiamo potuto iniziare a studiarla subito perché eravamo impegnati nel completamento della requisitoria col vecchio rito riguardante i cosiddetti omicidi politici, cioè gli omicidi del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, del segretario regionale del Partito Comunista Onorevole Pio La Torre, del segretario provinciale della Democrazia Cristiana, mi sfugge un momento il nome, ma non ha poca importanza. Scadevano i termini perché questo era il processo col vecchio rito e infatti la nostra requisitoria fu depositata intorno alla metà del mese di marzo. Nello stesso tempo, sempre in quel fine febbraio, inizio di marzo, sempre io e il collega Pignatone eravamo impegnati nella preparazione del dibattimento di un grosso processo di mafia, Pietro Aglieri più 89-90 per una serie per associazione mafiosa, omicidi, estorsioni e quant'altro. Un importante processo perché era il primo che era stato istruito col nuovo rito dal procuratore aggiunto Falcone e da noi stessi, sempre Lo Forte e Pignatone, a seguito della collaborazione di Francesco Marino Mannoia. Fatto sta che a causa di questi concomitanti impegni Pignatone ed io abbiamo avuto la possibilità abbiamo ricevuto l'informativa solo intorno alla metà o dopo la metà del mese di marzo e abbiamo iniziato a studiarlo. Devo dire che questa informativa si trattava di 900 pagine costituite pressoché esclusivamente dalla trascrizione di intercettazioni telefoniche, intercalate da brevi note di commento da parte degli investigatori. E questa informativa, per la sua complessità e anche per la difficoltà di lettura, perché come tutte le conversazioni intercettate, la maggior parte di esse erano di significato ambiguo, incerto e opinabile, nel mese di maggio il procedimento viene assegnato a tutto il pool antimafia della Procura, in cui erano presenti i colleghi Sciacchitano, Alfredo Morvillo, cognato di Falcone, Ignazio De Francisci, Carmelo Carrara e Gioacchino Natoli.
Grazie ad una lettura coordinata di questa informativa... Prima di entrare nel merito di questa informativa, le volevo chiedere, lei ha detto che fu consegnata nel febbraio del 1991. Questa informativa era corredata di numerosi allegati, anche gli allegati vennero consegnati in quell'epoca? No, non fu consegnata l'informativa senza gli allegati, che vennero consegnati successivamente, non ricordo l'intervallo di tempo, ma alcuni mesi dopo. Andando avanti, sulla base della lettura coordinata delle intercettazioni e di altre risultanze di procedimenti pendenti in procura, nel mese di giugno, credo il 25 giù di lì, del 1991, presentiamo una richiesta di custodia cautelare nei confronti di Angelo Sino, che emergeva con sufficiente chiarezza da quel contesto come il mafioso tecnico manipolatore che si proponeva di gestire 1.000 miliardi di appalti SIRAP, di Giuseppe Ripera, che era un tecnico di una società della Rizzani Decker, sulle cui conversazioni intercettate era basata gran parte dell'accusa, e altri, Domenico Farinella, che allora era un importante mafioso imprenditore della provincia di Termini, della zona di Termini Imerese, Serafino Morici e Alfredo Falletta. Viene presentata questa richiesta di custodia cautelare, che verrà accolta nel luglio, poco tempo dopo, dal GIP nel luglio del 1991. Contestualmente, sempre nel luglio del 1991, viene dato un nuovo impulso all'inchiesta con la nota delega SIRAP, cioè in parte per colmare i vuoti contenuti nella prima ricostruzione accusatoria, in altri casi per cercare riscontri. Viene fatta data una complessa delega al ROS dei Carabinieri, sempre nel luglio del 1991, in cui, per fare un esempio, si richiede l'acquisizione della documentazione completa degli appalti, a cui si riferivano molte conversazioni intercettate, perché occorreva verificare se quanto si diceva o si supponeva in queste conversazioni intercettate avesse un effettivo riscontro nella documentazione che non c'era. Furono disposte tutta una serie di perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni di tutti i soggetti appartenenti a questa costellazione, anche della società regionale, e via dicendo. Questo nel luglio del 1991. Contemporaneamente venne affrontato il problema questo verrà dopo. Sulla base di questo, nell'ottobre o novembre del 1991 viene effettuata una nuova richiesta di custodia cautelare nei confronti di altri due soggetti. Rosario Cascio, che emerge come un mafioso principale collettore di manipolatore di appalti nella zona di Agrigento, di Trapani e di Agrigento, e soprattutto Vito Buscemi. Perché dico soprattutto Vito Buscemi? Perché Vito Buscemi è imparentato con Buscemi Salvatore, che era allora componente della commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra, e soprattutto con Buscemi Antonino, che era un famoso imprenditore che aveva anche partecipazioni in società del Nord. Questo avviene nell'ottobre-novembre del 1991. Ci saranno delle lacune, ma vado a memoria. Nel 1991,
92, c'è poi il rinvio a giudizio, e dopo il rinvio a giudizio degli imputati in stato di custodia cautelare si affronta il problema delle posizioni residuali. C'erano delle posizioni residuali, cioè dei nomi che erano stati iscritti, che vengono iscritti nel registro degli indagati, ma nei confronti dei quali né dalle, non erano contenuti neanche delle, negli elenchi predisposti dal ROS circa la, i soggetti di particolare interesse dal punto di vista investigativo, e nei confronti dei quali non c'era, nonostante le indagini fino allora compiute, non era emesso alcunché dal punto di vista probatorio. Quindi questa parte viene archiviata. Poi le indagini riprendono impulso con la consegna. Scusi, da... quando dice questa parte viene archiviata, questa parte viene archiviata, fa riferimento alla richiesta di archiviazione del 13 luglio sì, 1992, sì, ecco, su cui poi tornerò. Faccio riferimento a questa. Successivamente avvengono una serie, mentre si sviluppano autonomamente le indagini, sempre questo nell'estate del 1992, da un lato si sviluppano le indagini condotte dalla Procura sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ricordo in particolare, perché sono importanti dal punto di vista della materia degli appalti, Leonardo Messina, pentito di Caltanissetta, e Baldassare Di Maggio, il pentito più maggiormente noto come pentito del bacio nel processo Andreotti, ma che in realtà era pure un soggetto che si occupava di appalti. Quindi da un lato le indagini si sviluppano su questo fronte, dall'altro, a distanza di tempo l'una dall'altra, vengono consegnate, mi pare, se non erro, nel settembre del 1992 l'informativa SIRAP, cioè quell'informativa che i carabinieri hanno redatto sulla base della delega conferita un anno prima, nel luglio del 1991. E poi a ottobre... Chiedo scusa, dottor Forte, per il giudice, che è il nostro documento 26. Sì. Poi nell'ottobre del 1992 perviene per competenza dalla Procura di Catania una seconda informativa del ROS che era stata redatta per la Procura di Catania, denominata informativa Caronte. Anche lì ci sono degli elementi investigativi e di prova molto rilevanti, quindi combinando gli uni, i collaboratori di giustizia, con gli altri, gli elementi contenuti in queste due informative del ROS, si perviene nel maggio del 1993 alla, credo, alla prima grande richiesta di custodia cautelare in materia di mafia appalti e corruzione politico-amministrativa della storia della Procura di Palermo, cioè è il procedimento Rina Salvatore più 24. In questo procedimento la custodia cautelare viene chiesta e ottenuta non soltanto per alcuni fra i più importanti capi mafiosi di Cosa Nostra, ma anche per diversi esponenti del mondo politico e del mondo imprenditoriale. C'è quindi da un lato il circuito propriamente mafioso e dall'altro il circuito della corruzione politico-amministrativa. E fra questi, alcuni di questi soggetti per cui si chiede se appartenenti al circuito della corruzione politico-amministrativa, alcuni, credo che siano un 3 o 4, di soggetti nei cui confronti viene chiesta e ottenuta la custodia cautelare, erano stati archiviati nel luglio del 1992, perché proprio gli elementi di prova contenuti nell'informativa SIRAP del settembre 92 e dell'informativa Caronte dell'ottobre 92
ponevano in condizione di vedere sotto una luce completamente diversa il loro ruolo. Poi naturalmente c'è un susseguirsi di processi in materia di mafia e di appalti, perché poi le indagini si arricchiscono della collaborazione di Angelo Sino. Su questo c'è opposizione perché è inconferente al tema del capo di imputazione. Beh, stiamo arrivando, diciamo, a ricostruire la decisione. No, non c'entra niente col tema dell'imputazione, quindi la difesa obietta, essendo il tema l'archiviazione dossier mafia appalti e quindi il range temporale 91-92. Sì, ci arriviamo, infatti, arriviamo a quella. Chiedo scusa al giudice, no, posso interloquire su questo. Il tema è che nel momento in cui si afferma che due magistrati hanno fatto morire un'inchiesta che è morta il 19 luglio quando muore il dottor Borsellino. Non c'è scritto da nessuna parte, no, attenzione, le parole sono importanti. Collega, scusi, avvocato Giannetti. No, avvocato Giannetti. Solo microfono, si avvocato Giannetti, lei non può togliere il microfono al collega. Allora, abbiamo solo microfono io e il collega. Questo è un infatti non dovete sovrapporvi. No, sarebbe bello averne uno a testa, io lo segnalo. Non dovete sovrapporvi, meglio che ce ne sia uno, così c'è ordine. Allora, chiedo scusa, cito solo un titolo: Mafia Appalti, virgola, l'inchiesta che morì con Borsellino. Ok? Questa è l'inchiesta che morì con Borsellino. L'archiviazione fu richiesta ai PM Le Forte Scarpinato e a pagina 3, Mafia Appalti, l'inchiesta che morì con Borsellino 3 maggio. No, non è prevista interlocuzione. Signor giudice, è il procedimento 2789 RGNR. Questo è il procedimento del dossier Mafia Appalti e questo è l'oggetto del procedimento. Quindi io obietto e mi oppongo a questa racconte, questa narrazione che è assolutamente fuorviante, al di fuori, come mi aveva osservato il giudice alla scorsa udienza, dal perimetro del capo di imputazione. Grazie. Allora, prego, può proseguire. Grazie. Guardi, io non voglio fare assolutamente polemiche, quindi se possiamo andare proprio a chiudere questo discorso, mi interessa che però lei si attenga a indagini che nascono e che sono poggiate sulla base di quella informativa, cioè dell'informativa consegnata nel febbraio del 91 e parte della quale lei ci sta dicendo è stata per parte della quale è stata richiesta l'archiviazione nel luglio del 92. Rimaniamo a questo. Sì, io l'unica cosa, mi scuso con la difesa se non sono stato chiaro, ma se vengo accusato di avere dolosamente fatto morire, chiudere tutta un'inchiesta mafia appalti nel luglio del 1992, mi sembra che sia pertinente dimostrare che questa inchiesta non si è fatto chiusa, ma anzi si è... Scusi, signor giudice, c'è obiezione a questa risposta, non è una risposta conferente al tema, cioè il pensiero del testimone, allora, non penso avvocato, che non sia tema del processo, quindi mi dispiace interromperlo, però che lui, cioè, non credo che ci sia una domanda e una risposta in allora, questo lei momento. Avvocato, intanto non le è stata data la parola. Ho perso il filo, credo che sia corretto. Non le è stata data la parola, il test sta precisando la sua risposta, infatti, signor giudice. E quindi è pregata di non interrompere. Ha fatto la precisazione che riteneva il test, è vero? Ecco, quindi può proseguire secondo la domanda del difensore di parte civile, prego. Esatto, cioè siamo arrivati al maggio del 1993, che è il nostro documento 30, con questa richiesta di misure cautelari. Lei ci sta dicendo che sempre le medesime indagini hanno avuto nuovi impulsi successivamente. Se può dirci, per davvero sommi capi, estrema sintesi, quali altre indagini sono state condotte sempre sulla base di, ripeto, partendo da quella informativa consegnata nel febbraio del 1990. Beh, diciamo è un susseguirsi in rapida successione di indagini che riguardano, per esempio, perché che cosa succede in estrema sintesi come concetti generali, che via via alcuni degli imprenditori, mentre i mafiosi non si sono pentiti, perché si è pentito poi, si pentirà successivamente solo Angelo Sino, gli imprenditori a un certo punto, quando vengono arrestati, cominciano a fare i nomi dei politici a cui hanno versato le tangenti.
Quindi da questo filone imprenditori si sviluppano tutta una serie di procedimenti nei riguardi di esponenti politici di tutti i partiti, dall'onorevole Michelangelo Russo del Partito Comunista al Partito Socialdemocratico, alla Democrazia Cristiana e via dicendo, senza fare ovviamente nessuna distinzione, in genere per i reati di corruzione e di violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Quindi si sviluppano tutti questi altri filoni e ripeto, poi da ultimo quando si pente Angelo Siino viene fuori nella sua completezza tutta la tangentopoli siciliana, ma lo voglio dire, è una sequenza, prima il versante mafioso e degli imprenditori, dagli imprenditori agli esponenti del mondo politico. Senta, veniamo al tema dei 44 nomi presenti in questa informativa. Leggo, per essere sicuro di non dire cose inesatte, dell'articolo del 3 maggio e del 4 maggio le seguenti frasi. Ricordiamo che l'informativa Mafiafatti del ROS era di 890 pagine ed era stata ricostruita la mappa del malaffare siciliano dove erano elencati 44 nomi di imprenditori, uomini politici di quasi tutti i partiti e aziende. Il dossier passò nelle mani di ben 8 procuratori, furono indagate solo 5 persone. Viene ripreso il tema nei vari articoli, anche nel 4 maggio, virgolettato, 44 nomi di imprenditori, uomini politici di rilievo e aziende di primaria importanza. Allora, la domanda è molto secca. Nell'informativa che vi fu consegnata nel febbraio del 1991 erano presenti 44 nomi come qui descritti, cioè di imprenditori, uomini politici di quasi tutti i partiti e aziende? Assolutamente no. In conclusione, proprio al termine di questa informativa, sono presenti 2 elenchi di nomi e effettivamente sono 44. Ci può spiegare? Sì, ci sono questi 2 elenchi. Chiedo scusa al teste, perché purtroppo sono poco leggibili nell'unica versione firmata che noi abbiamo e che abbiamo prodotto. C'è un elenco di 22 nomi di persone suscettibili di interesse dal punto di vista dell'associazione di tipo mafioso e altre 22 suscettibili di interesse in relazione ad ipotesi di reati comuni. Nel primo elenco, persone suscettibili di interesse sotto il profilo mafioso, non c'è assolutamente nessun nome di politico, 0. Nel secondo elenco, le persone suscettibili di interesse in relazione al reato comune, se non ricordo male, di associazione per delinquere, turbative di gare d'appalto e così via, c'erano soltanto pochi nomi di politici di rilievo assolutamente locale, non c'era nessun nome di politici di rilievo nazionale. E soprattutto non c'erano i nomi dei politici che sarebbero venuti fuori successivamente, in parte con l'informativa Sirap e con l'informativa Caronte, di Lima, Mannino, Nicolosi e Nicolosi. Senta. E per concludere, se non ricordo male, c'erano soltanto 3 esponenti politici nazionali. Uno era l'onorevole Gianni De Michelis, allora ministro. L'altro, l'onorevole Agrusti, mi sembra ex sindaco di Venezia, e poi un altro esponente politico del Friuli Venezia Giulia. Però questi politici non c'entravano nulla con Mafia Appalti. Nelle intercettazioni che li riguardavano si parlava di progetti che la società di costruzioni Rizzani di Decker si proponeva di realizzare in Cecoslovacchia e riguardavano decisioni che dovevano essere prese a Roma, sicché questo settore, questo pezzo dell'informativa venne trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Roma che, se non ricordo male, se non erro, poi archiviò il procedimento.
Senta, ci ha prima detto come maturò l'idea di chiedere archiviazione nel luglio del 1992. Da chi fu presa quella decisione? Chi ne era a conoscenza? Ah, mi scusi, non ho sentito bene. Da chi fu presa la decisione di archiviare? Chi ne era a conoscenza? Ma con chi ne parlaste? Voi che la firmaste? Sostanzialmente, collegialmente da tutto il pool antimafia. Io mi ricordo che nell'ambito del pool antimafia, che era poi tutto titolare dell'inchiesta, ripeto, sottoscritto, Pignatone, De Francisci, Morvillo, Carrara, Natoli, Sciacchitano, fu appunto deciso che cosa fare per le richieste di custodia cautelare, che cosa fare per l'ulteriore impulso da dare alle indagini circa le deleghe e che cosa fare per quelle posizioni residuali che erano totalmente prive di qualsiasi fondamento probatorio. Quindi di questo si discusse in più riunioni della DDA e quindi sostanzialmente di tutto ciò erano a conoscenza il procuratore capo e tutti i colleghi della DDA. Scusi, il dottore Borsellino era a conoscenza dello sviluppo di queste indagini e dell'intenzione di chiedere l'archiviazione o anche di proprio averla depositata? Certamente, perché siccome se ne discusse alle riunioni della DDA dal marzo, perché Paolo Borsellino assume l'incarico di procuratore aggiunto a Palermo nel marzo del 1992 e da quel momento partecipa ovviamente alle riunioni della DDA. E siccome di questa indagine mafia appalti se ne parlava, si può dire, ogni volta, ad ogni riunione, è chiaro che sia delle decisioni, delle iniziative di impulso, sia delle iniziative di conclusione delle posizioni probatoriamente insussistenti, si parlò in queste riunioni e quindi il collega Paolo Borsellino era informato, come eravamo allo stesso modo come eravamo informati tutti gli altri colleghi della DDA. Senta, no, curiosità su quest'ultima risposta che mi ha dato. Lei da quanto conosceva il dottor Borsellino? Che rapporti avevate? Ma il dottor Borsellino io lo conosco, appena vengo trasferito a Palermo nel 1976, l'ho conosciuto subito, perché lui in quel periodo lavorava già all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo e era stato trasferito da poco tempo provenendo dalla pretura di Borreale e avevamo rapporti ottimi e fra l'altro con Paolo Borsellino non si poteva non avere rapporti ottimi perché era un temperamento estremamente generoso, estroverso e solare e anche rapporti privati di amicizia perché ricordo che proprio in questa prima fase noi spesso ci vedevamo la sera di ciascuna settimana in casa di altri colleghi, ad esempio ricordo il collega Claudio Dall'Acqua, il collega Antonino Carollo, erano tutti amici di Borsellino e quindi ci vedevamo anche per così dire a cena o per qualche gioco di carte. Senta, vista anche la lunghezza dell'atto, ci può dire da quanto stavate lavorando alla redazione di questa richiesta di archiviazione? Più o meno, se se lo ricorda. Ma guardi, più o meno la richiesta è presentata e da noi sottoscritta il 13 luglio. Saranno stati ci avremmo lavorato per 2 mesi. Più o meno. Un paio di mesi. Ecco, sì. Scusi, a proposito. Ma non soltanto su quello, perché nel frattempo c'erano anche altro, non era la... No, certo, a me interessa su questo atto. E mi ha detto adesso che è stata presentata il 13 luglio. Sì. Ecco, lei ha memoria di quando fu vistata dal procuratore Gianmanco? Perché risulta poi presentata al GIP il 22 di luglio e su questo, diciamo, come sa, si è scritto negli articoli. Praticamente la decisione naturalmente sulle posizioni per cui chiedere l'archiviazione fu adottata nelle precedenti riunioni della DDA, quindi era una decisione già presa, si trattava soltanto di stendere la motivazione.
Quindi quando noi abbiamo finito di scrivere, e abbiamo finito di scrivere, abbiamo potuto firmare il 13 luglio, quando la presentiamo al procuratore capo Gianmanco per il visto, il procuratore capo è perfettamente informato di quello che si sta facendo e la vista nello stesso giorno. Dopodiché la richiesta con tutta la i fascicoli processuali e documentazioni pertinenti vengono trasferiti all'ufficio GIP, a cui pervengono, secondo quanto risulta dal timbro apposto sulla richiesta di archiviazione, a cui pervengono il 22 luglio. Senta, torno un attimo indietro. Lei dice che il dottor Borsellino era a conoscenza della vostra intenzione di richiedere l'archiviazione per una parte di quella inchiesta, insomma. Di questo è certo? Ma sì, sono certo. Si ha un ricordo, voglio dire, non ecco. Allora le chiedo, lei si ricorda che reazione ebbe il dottor Borsellino quando seppe del fatto che parte di quell'inchiesta sarebbe stata archiviata? Ebbe qualche reazione, non lo so, insomma, se no, perché anche perché credo che noi stiamo sopravvalutando il significato di questa. Siccome erano tutti decisioni di impulso. Stiamo sopravvalutando l'importanza di questa. Questa richiesta di archiviazione, ecco, no, perché se... voglio dire, siccome le richieste importanti erano le deleghe di indagini, le richieste, le custodie cautelari e gli interrogatori che ne seguivano. Queste erano posizioni assolutamente residuali, non dico marginali, neppure erano fuori dei margini dell'inchiesta, erano assolutamente, quindi non costituivano un argomento che fu mai particolarmente approfondito. Si sapeva che c'erano queste posizioni residuali, che non c'era nulla da fare, quindi a distanza di tutto quel tempo bisognava chiedere l'archiviazione. Non ci fu nessuna discussione su questo, ecco, punto, ci fu l'assoluta unanimità in tutto il pool antimafia. Però, per quanto possibile, le chiederei una risposta sintetica. Ciò che si obietta in questi articoli è che Borsellino fosse molto interessato all'inchiesta Mafia Appalti, tanto da aver chiesto al procuratore Gianmanco di avere proprio una delega su questo fascicolo, che gli venne accordata la mattina del 19 luglio con una telefonata nota, perché è riferita in diversi procedimenti, in cui il procuratore Gianmanco chiamò a casa il dottor Borsellino, si sostiene negli articoli, per consegnargli la delega relativa alle indagini Mafia Appalti. Lei è a conoscenza di questa volontà del dottor Borsellino di vedersi riconosciuta la delega, accordata la delega relativa a questa inchiesta? Praticamente la ricostruzione fatta è del tutto sbagliata, del tutto infondata. Se parliamo della delega che Gianmanco comunica per telefono la mattina del 19 luglio 92 a Borsellino, riguarda tutt'altro oggetto. Quella delega riguardava la titolarità del processo riguardante la collaborazione di Gaspare Mutolo. Cosa era avvenuto? Che agli inizi di luglio del 1992 manifesta la volontà di collaborare con la giustizia Gaspare Mutolo, un mafioso a conoscenza di importanti segreti di Cosa Nostra militare, per essere stato uomo di fiducia di Saro Riccobono, capo dell'importante mandamento di Partan Mondello. Cosa avviene? Da un lato, questa sua intenzione Gaspare Mutolo la manifesta per la prima volta all'allora procuratore di Firenze Pierluigi Vigna. Pierluigi Vigna informa il procuratore di Palermo Gianmarco, comunicandogli anche che Mutolo ha espresso il desiderio di poter parlare con Paolo Borsellino. Che cosa succede però? Questo desiderio comprensibilissimo e giustificatissimo di Mutolo non viene tradotto in termini processuali, perché
C'erano allora, anche allora, le norme sulla distribuzione di competenza all'interno della DDA. Mutolo apparteneva per le sue conoscenze alla mafia di Palermo. Mafia di Palermo che era di competenza interna, per così dire, del procuratore aggiunto Vittorio Aliquò. Mentre Paolo Borsellino aveva competenza interna, tra virgolette, per Trapani e Agrigento, perché quando era arrivato in procura a marzo del 92, praticamente provenendo da Marsala, era naturalmente la sua più recente esperienza era maturata nelle terre di mafia di quella parte dell'isola. Quindi secondo le regole delle circolari interne, il processo riguardante la collaborazione di Mutolo doveva essere assegnato al procuratore aggiunto Aliquò. E venne assegnato infatti al procuratore aggiunto Aliquò e come sostituti procuratori della DDA di Palermo al sottoscritto e al collega Gioacchino Natoli. Naturalmente, poiché non si poteva ignorare questa realtà anche del desiderio di Mutolo di avere un interlocutore di cui si fidasse completamente, in realtà che cosa succede? Che senza essere titolare del procedimento, di fatto Borsellino, col consenso di Gianmanco, partecipa a tutti gli interrogatori di Mutolo del mese di luglio. Però lui la ritiene una posizione poco chiara, una posizione falsa, cioè quasi una collaborazione esterna, informale, e il suo punto, il punto di Borsellino, è quello di avere l'assegnazione rituale e formale del procedimento che lo veda come primo titolare. Qua matura il contrasto col procuratore capo. Sì, il contrasto che questo mi risulta proprio personalmente, perché siccome questa sua insofferenza per questa sorta di collaborazione informale Borsellino l'ha espresse anche più di una volta a me e al collega Natoli, che facevamo gli interrogatori con lui, noi gli abbiamo detto: non ti preoccupare, se glielo spieghiamo, Gianmanco non avrà nessuna difficoltà a assegnarti ufficialmente questo procedimento. E il 19 luglio questa situazione si sblocca, perché Gianmanco telefona a Borsellino e gli dice: puoi indagare su Mutolo. Per esempio, comunque il rinvio per questo ai verbali di adduzione del CSM, su questo punto anche lo stesso Alfredo Morvillo, cognato di Giovanni Falcone, è chiarissimo. La questione riguardava Mutolo, non riguardava per nulla le indagini mafia appalti, né Mutolo c'entrava nulla con gli appalti, perché Mutolo non ha mai saputo nulla di appalti, non si è mai occupato di questo versante dell'attività mafiosa, tant'è vero che non è neppure menzionato nella successiva richiesta del maggio 1993 che noi contro Rina Salvatore più 24. Senta, avviandoci verso la conclusione con le ultime domande, e qui le chiedo davvero delle risposte telegrafiche. È vero che vi rifiutaste di interrogare Lipera? Assolutamente falso, perché Lipera, due giorni dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, viene interrogato dal GIP e si avvale della facoltà di non rispondere. Due giorni dopo ci va, come interrogatorio del pubblico ministero, il collega Roberto Scarpinato, e si ancora una volta si avvale della facoltà di non rispondere. Ma c'è di più. Il 5 marzo 1992, lo ricordo perché si è trattato di un interrogatorio molto particolare, noi siamo andati al carcere del Luciardone insieme al capitano Giuseppe De Donno a interrogare nuovamente Lipera. Lipera, il quale negava tutto, e con l'idea di contestargli alcune affermazioni per lui dannose provenienti nel frattempo dal suo datore di lavoro, l'imprenditore Claudio De Ecker, per cercare di stimolare una sua reazione e aprire e fargli dire qualcosa.
Nonostante questo, anche il 5 marzo, in un interrogatorio che durò 3 ore a forza di domande, con tutti facoltà di non rispondere o dell'usurrezione delle domande, al termine di questo interrogatorio, di 3 ore la situazione è rimasta come prima, quindi come si possa dire che ci siamo rifiutati di sentire Libera è francamente assurdo, è assolutamente paradossale. Senta, nell'articolo del 3 maggio si legge, virgolettato, si trattava potenzialmente di una bomba potentissima, si fa riferimento naturalmente all'informativa, visto che scoperchiava legami tra mafia, personalità politica di rilievo e società appaltatrici, in mano a persone vicine ad alcuni magistrati. Anche qui, telegraficamente, lei si trovava in posizione di conflitto di interessi, c'erano personalità imprenditoriali vicine? Lo escludo nella maniera più assoluta. A che cosa? Senta, prima, mi basta una risposta telegrafica come ha dato. Prima della pubblicazione di questi articoli, lei fu mai contattato dal direttore Sansonetti o dal giornalista Aliprandi per chiedere la sua versione dei fatti, delucidazioni su alcuni passaggi più critici? Fu mai contattato? Mai contattato. Mai contattato. Ce l'ha accennato prima, ora vorrei che fosse meno... cioè che si stesse meno su un piano generico. Voglio proprio chiedere a lei, dottor Loforte, che cosa ha provato lei nel leggere questi articoli, cioè al di là del sostenibile moralmente essere accusati, ma proprio se ci può spiegare i suoi sentimenti, perché poi il danno passa anche da questo. Sul piano dei sentimenti io ho sempre cercato di essere, di coltivare l'autocontrollo, perché se no non avrei potuto fare questo mestiere, se non avessi cercato sempre di limitare e di tenere sotto controllo la sfera dell'emotività. E però devo dire, se andiamo sul piano delle emozioni, è chiaro che sono rimasto veramente addolorato, turbato, sconcertato, sbigottito e anche umiliato in un certo senso da una serie di articoli che mi dipingevano come il colluso, il grande insabbiatore e così via, a fronte di 30 anni di attività professionale che hanno procurato a me e alla mia famiglia notevoli sacrifici, perché per 30 anni c'è stata per esempio una limitazione della vita e problemi anche di minacce rivolte non soltanto alla mia persona. Quindi dopo avere, e non mi pento di nulla perché lo rifarei nello stesso momento, ma dopo avere sacrificato, mi scusate l'enfasi, voglio dire dedicato la gran parte della mia vita, ponendo limitazioni e problemi anche alla mia famiglia, unicamente per obbedire a un criterio di giustizia, per cercare di far qualcosa di positivo contro il dominio della mafia sulla mia terra, sentirmi essere accusato di essere il grande insabbiatore, il colluso coi politici, il colluso con gli imprenditori, è veramente intollerabile. Com'è che ha saputo della pubblicazione di questi articoli? Lo ricorda? Ma io praticamente, cioè alcune telefonate di qualche amico, di qualche... E poi ho visto che erano tutti pubblicati sulla rassegna del CSM. Che lei riceve ancora? Sì, che allora, all'epoca ricevevo. E poi da domande, è chiaro che chi non ti domanda niente è peggio, perché magari, perché poi gli articoli sono costruiti in maniera sì subdola, mescolando fatti veri e fatti inventati, totalmente inventati, in una maniera che appare verosimile. E, cioè, amici di lunga data, parenti che mi hanno chiesto ma come sono andate veramente le cose? Cioè, perché chiunque non conosce bene tecnicamente tutto quello che è successo, si legge questa specie di romanzetto noir. E dico romanzetto noir per usare un'espressione eufemistica,
ed è portato a dubitare, ecco, cioè il danno. Poi ho saputo anche che tutti questi articoli erano stati parlati per mail a moltissimi avvocati, e quindi quando uno si sente chiedere: ma in realtà che avete combinato? Cioè veramente siamo che con l'acqua che va verso il cielo e non verso terra. Grazie giudice, io non ho altre domande. Allora prego. No.